Siamo a questo quinto, si spera e si ipotizza, non ultimo incontro. Intraprendere al futuro di questo territorio. Lo facciamo grazie al contributo degli ospiti di oggi, che saranno, oltre al sindaco di Melendugno Marco Botin, che ci raggiungerà più tardi, il professor Mario Signore dell'Università del Salento e il professor Stefano De Rubertis, che è qui in sostituzione del professor Francesco Giaccari. Innanzitutto ricordiamo come sempre che questo ciclo di incontri è stato organizzato dalla parrocchia Maria Santissima Assunta di Melendugno e dal Circolo Culturale Melendugnese con il patrocinio dell'Università del Salento, del Comune di Melendugno e del settimanale L'Ora del Salento e con vari partner, associazioni che hanno aderito a questa iniziativa, cioè Avis, l'ILT, la Prologo di Melendugno, Salento Social Tourism, l'Associazione SIBAR, la Protezione Civile, l'Associazione Libera Tramontana, CIF e Fight For. Innanzitutto permettetemi di ringraziare anche personalmente Don Leonardo Giannone e la professoressa Carrozza, a cui adesso do subito la parola, per avermi permesso anche di vivere personalmente, a me e a tutti voi, insomma, questa esperienza, perché credo che oggi più di ieri sia importante vivere questi momenti di riflessione sull'ambiente, perché l'ambiente è qualcosa che dobbiamo custodire e di cui forse non abbiamo ancora colto appieno potenzialità e tesori. Quindi passo subito la parola alla professoressa Carrozza. Beh, io ringrazio tutti quanti voi per aver partecipato, per essere stati fedeli fino all'ultimo incontro. Sono convinta che ci saranno i ritardatari, come sempre, e che quindi poi a fine serata la sala sarà piena. E ringrazio i nostri ospiti, il professor Mario Signore, amico del circolo, amico di Melendugno, amico della parrocchia, che già altre volte ci ha concesso il suo tempo, generosamente sempre, il suo tempo, la sua maturità, la sua sapienza, la sua cultura. Ed il professor De Rubertis, che è un nuovo amico, ma che io spero di poter annoverare tra gli amici di Melendugno, che diventi anche lui un amico di vecchia data, ecco, sì, aspettiamo un po' di tempo, diventerà un amico di vecchia data per i melendugnesi, io spero. Lo ringrazio molto per aver accettato quasi all'ultimo momento di sostituire il professor Giaccari, il quale è stato impedito da una bella cerimonia, da una cosa che ci scalda il cuore, almeno io sono contenta di dirlo. Lui mi ha telefonato mortificato di non poter partecipare, ma io sono stata contenta del motivo per cui non partecipava. Festeggiavano un professore dell'Università di Lecce, il professore Provenima da Bari, ma questo non ha importanza, che è stato tra i fondatori della Facoltà di Economia e Commercio, sbaglio? Ecco. E quindi il professore Di Cagno andava in pensione, essendo una figura molto importante per la nostra università, per la Facoltà di Economia e Commercio, il professor Giaccari, con molta mortificazione, mi ha detto che non poteva partecipare perché era sopravvenuto a questo impegno, e lui stesso ha coinvolto il professor De Rubertis. Quindi io ringrazio pubblicamente il professor Giaccari, gli do atto della sua, come dire, di questa gentilezza d'animo e del fatto di averci presentato il professor De Rubertis. Anche per la nostra grazia, una parola di ringraziamento, perché ha dato un soffio di gioventù a questo podio che, insomma, vabbè, a parte il professor De Rubertis, ma tra il professor Signore e me qualche anno insieme lo mettiamo, no? Quindi siamo noi grati a lei per averci accettato in questo viaggio. Grazie ancora a tutti. Ricordiamo che l'incontro, come nei precedenti, sarà ripreso e trasmesso in differita su melendugno.net da Francesco Cappello. Introduco velocemente il professor De Rubertis prima di passargli la parola. Laureato in economia e commercio, dottore di ricerca e professore straordinario di geografia economica presso l'Università del Salento. Prego. Grazie
graditissimo invito, grazie anche della cortese e simpatica presentazione. Io proverò, non ho avuto tantissimo tempo per preparare e articolare un ragionamento completamente tagliato su questa porzione bellissima peraltro di territorio. Ho messo insieme un po' di dati che diciamo sosterranno, spero, il mio ragionamento. Ho il compito di parlare di sviluppo. Sviluppo, di quale sviluppo? Continua ad essere il termine stesso continua ad essere un problema anche per me e per molti addetti ai lavori. È una parola che nel tempo ha assunto moltissimi significati, fino a deteriorarsi, un po' perdere molte delle sfumature, forse anche le più importanti, perché sviluppo poi non ha significato sempre quello che significa oggi. Addirittura credo che anticamente significasse semplicemente sciogliere un viluppo, per poi invece assumere valenze che vanno ben oltre quello della crescita economica, a cui spesso molti economisti o comunque il senso comune fa riferimento. Io voglio parlare di sviluppo alcuni minuti soltanto per chiarire qual è la mia posizione rispetto al termine, in modo che poi possiamo dialogare meglio sulla base delle cose che dirò, se riuscirò a fare qualche provocazione, speriamo, per animare anche un dibattito. E sviluppo per me non è crescita economica, tutt'altro. Per me lo sviluppo è la realizzazione di un progetto. È un progetto individuale, di vita, che però poi viene mediato dal nostro vivere socialmente, viene mediato con i progetti di vita degli altri individui, degli altri soggetti. E quindi lo sviluppo per me è quella rappresentazione ideale del mio mondo, di come immagino che il mio mondo sarà nel medio-lungo periodo. Questo è sviluppo. All'interno di questo però c'è spazio per tutto, c'è spazio per la crescita economica, c'è spazio per dare la priorità a un certo tipo di qualità della vita, ci può essere il dare la priorità alla qualità dell'ambiente, c'è dare la priorità perfino all'autodistruzione, c'è veramente tutto all'interno, nell'ampia gamma di scelte possibili, all'interno di un progetto di vita, ripeto, individuale ma anche collettivo. Ora, detto questo, perché credo che poi la parte più importante del ragionamento ci riporti alla questione della crescita economica, detto questo, che ruolo nella mia personalissima idea di sviluppo svolge la crescita economica, cioè la capacità di produrre ricchezza materiale? Nonostante i miei sforzi, continuo a giocare un ruolo importante. Il PIL di cui parliamo tutti quanti in maniera molto critica, io stesso, perché non riesce ad essere un indicatore né della felicità, né del grado di soddisfazione, né della qualità della vita, e PIL misura soltanto in una maniera anche piuttosto approssimativa quanta ricchezza è stata prodotta, trascurando una serie di altre variabili, magari trascurando anche il deterioramento di tante altre variabili che concorrono proprio a determinare la ricchezza. Però il PIL è importante, l'incremento di ricchezza è importante, per me è importante perché mi sento un uomo veramente piccolo a raccontarvi queste cose, perché quando ogni due anni non possono darmi l'aumento di stipendio, che non so di quanto sia, di 15 euro sulla busta paga, c'è uno scatto automatico perché il PIL non è cresciuto, io urlo allo scandalo e dico: caspita, il mio lavoro non viene riconosciuto per quello che è, com'è possibile che il mio stipendio è fermo da 4 anni? Il mio stipendio è fermo da 4 anni perché il PIL non cresce, perché non si riesce a pagare le tasse, non si riesce ad alimentare il flusso finanziario che consente allo Stato di pagare gli incrementi di stipendio che io penso gli siano dovuti. Ma quanto sono importanti per me quei 20 euro al mese? Dipende da come contestualizzo il problema, dipende da quello a cui devo rinunciare per ottenere quei 20 euro al mese, quei 20 euro in più al mese, dipende da quello che quei 20 euro al mese mi consentono di fare di più. Quindi è chiaro che c'è una forte relativizzazione dei valori e probabilmente in regioni ricche la crescita del PIL può essere discussa, ragionata, programmata in un modo, in regioni più povere la crescita del PIL può essere discussa, ragionata, metabolizzata, programmata in modi molto diversi. È noto per esempio che in regioni particolarmente povere è molto facile che un incremento anche piccolo della ricchezza venga inseguito a tutti i costi
per esempio negoziando, per esempio scambiando ricchezza con ambiente. E allora ci sono delle regioni molto povere del mondo in cui è facile che si possano realizzare investimenti altamente inquinanti, ma è il caso di, per parlare dell'altro, dell'altrove, ma è il caso di investimenti in settori strategici per l'Occidente, come non lo so, anche le acciaierie, ecco, noi ne abbiamo una a Taranto, è dagli anni 50 che in gran parte d'Europa le acciaierie sono state, le produzioni sono state spostate in paesi che hanno normative ambientali più tolleranti. Ci sembra assurdo tutto questo, ma non lo è neanche tanto, perché in paesi in cui l'età media è la speranza di vita alla nascita è di 40, 50, 60 anni, il problema di ammalarsi di cancro a 60, 70 anni è un problema secondario. Il loro problema principale è quello di arrivare, di raggiungere la speranza di vita tale da potersi preoccupare del cancro, cioè delle malattie che possono turbare l'esistenza dai 60 anni in su. Quindi non è poi così strano, no? questo negoziato che a me sembra invece l'assurdo, è impossibile, e invece c'è. Che cos'è lo sviluppo, quindi? È una domanda a cui ognuno di noi può dare una risposta diversa. Questo è un gran vantaggio, ma può essere anche un grande problema, perché all'interno di una comunità come si fanno poi a conciliare i differenti progetti di sviluppo che abbiamo detto sono sostanzialmente individuali? Allora si potranno trovare livelli alti o bassi di conflittualità a secondo del livello di convergenza che c'è tra i progetti individuali, tra le ambizioni di sviluppo individuali, oppure si potrà trovare un modo straordinario di regolare questi conflitti e di consentire alla comunità di negoziare, di individuare un progetto che mette insieme veramente tutti, verso il quale tutti tendono. Allora quelli sono i casi in cui la comunità si sviluppa, diciamo così, che non significa solo crescita economica, anche se vi ho detto che per me la crescita economica è molto importante. Quelli sono i casi in cui però la comunità coesa riesce a convergere verso un numero elevato di obiettivi fortemente condivisi. Si fa un gran parlare del ruolo che il turismo può svolgere nei progetti di sviluppo. Credo che non sia estraneo a questo gran parlare che si fa del turismo il fatto che da alcuni decenni siamo a livello proprio di politiche nazionali disperati, nel senso che l'industria non va, non si in particolare nel mezzogiorno, ci sono questi tentativi che sono stati frustranti per oltre 60-70 anni di innescare un processo di industrializzazione o di modernizzazione, come si diceva allora e come purtroppo dice ancora qualcuno. Però il fallimento di questi ha portato intorno agli anni 80-90, soprattutto nelle politiche italiane, a dire basta, basta con i progetti di sviluppo calati, crescita, bisognava leggerlo come crescita economica, basta con i progetti di sviluppo calati dall'alto, affidiamo ai territori la responsabilità di organizzare la propria crescita e il proprio sviluppo. E a furia di cercare al nostro interno tra le cose che potremmo saper fare meglio, quali sono le vocazioni, altra parola molto pericolosa, alla fine ci hanno convinti che il turismo potrebbe essere uno degli elementi portanti del nostro riscatto economico. In parte non posso dire che questa sia un'affermazione falsa, ma è un'affermazione che va attentamente valutata perché è piena di insidie. Il turismo un po' in tutto il mondo viene evocato soprattutto per quelle regioni che non hanno una industrializzazione significativa e che non dispongono neanche di grandi capitali, cosa che poi, guardate, è strettamente conseguente, quindi anche qua il demone dell'industrializzazione anche qui andrebbe rivisto in qualche modo. Però se non ci sono capitali, non ci sono industrie, viene proposto il turismo come strumento di crescita. Perché il turismo? Perché il turismo è un'attività sostanzialmente fatto da servizi alla persona, il turismo. Noi non andiamo a fare turismo in un posto dove c'è un robottino che ci fa il massaggio, che ci porta in giro, no. Andiamo in un posto dove c'è l'accoglienza in una camera d'albergo, in un campeggio, c'è la guida turistica, c'è il ristoratore con cui si scambiano quattro chiacchiere, c'è il museo dove la guida ci spiega, c'è l'area archeologica, ma è tutto molto legato ai servizi alla persona. Quindi si dice un'attività labor intensive, significa che con 100.000 euro che io investo nell'industria, io do lavoro a tre persone, bene che vada,
Con 100.000 euro che io investo nel turismo posso dare lavoro a 10 persone. Allora perché le politiche regionali sono tante attente al turismo? Perché quando le risorse sono scarse, se io investo nel turismo c'è immediatamente una ricaduta occupazionale più grande. Questa è la logica, che ovviamente ha un senso, perché il politico dopo 4 anni, 5 anni, secondo, no, deve rinnovare il proprio consenso, quindi ha bisogno di effetti che nel breve periodo siano tangibili, come l'incremento di occupazione, seppure temporaneo, che consentano la propria legittimazione. Quindi tutto questo ha un senso, ha un senso. Il problema qual è? Che per quanto la crescita turistica misurata attraverso gli arrivi e le presenze di turisti sia importante, gli effetti possono essere localmente molto diversi. Come mai? Quando i turisti arrivano qui, sostanzialmente, quando i turisti arrivano a Melendugno, che fanno? Portano una parte della ricchezza che hanno prodotto altrove, in altre città, in altre regioni, a volte anche in altri paesi, sebbene ho visto le presenze straniere siano piuttosto modeste, comunque portano ricchezza prodotta in altre regioni, la trasferiscono qui, come? Acquistando se beni e servizi che vengono offerti localmente. Se riflettete, il turismo non è nient'altro che una variante dell'attività di esportazione. Con le esportazioni sono le merci che viaggiano per andare in paesi anche lontani. Nel caso del turismo sono i consumatori che viaggiano, arrivano da paesi anche lontani per consumare i beni e i servizi che noi abbiamo da offrire loro. Ci sono anche alcuni elementi aggiuntivi di vantaggio, che quando il turista viene qui e consuma, poi torna a casa e continua a chiedere magari i nostri prodotti, quindi funziona a volte il turismo da volano anche per le esportazioni. Dov'è l'inghippo però? Che se il turista viene qui e consuma la pasta fatta dalla grande industria nazionale, che però produce a sede lo stabilimento e stacca i dividendi a Bologna, a Modena, a Berlino piuttosto che a Parigi, i soldi che i turisti vengono qui vengono spesi per l'acquisto di quel prodotto alimentare che però è realizzato altrove, quei soldi arrivano qui momentaneamente, servono per pagare il ristoratore che ha cucinato quella pasta, quella pietanza, quella minestra, e dopodiché i soldi vanno subito via, perché quel cuoco, quel ristoratore deve pagare il fornitore, e il fornitore abbiamo detto che non è locale, perché quella pasta è stata fatta in Emilia, in Lombardia, in Francia, dove sia, qualunque posto, perfino Bari, perfino se è fatta a Lecce, alla scala del singolo comune Melendugno è un danno. Nel senso che il turista viene qua, occupa fisicamente il territorio, produce un impatto ambientale, consuma, però a Melendugno lascia soltanto una mancetta, che è quel margine, il valore aggiunto di tutta la filiera produttiva, che resta al ristoratore, che però ha utilizzato un prodotto non di Melendugno. Quindi deve pagare il fornitore che è fuori. Viceversa, il turista che arriva qui si siede a tavola, ordina un piatto di... forse gli esempi sono un po' estremi, mi perdonerete, però conto, spero di essere chiaro, un ottimo piatto di rape o cicoria tipica locale, il ristoratore questa cicoria tipica locale, proprio perché è un prodotto fresco che poi non può viaggiare su lunghe distanze se no si deteriora, probabilmente l'ha comprata dal piccolo coltivatore che sta qui nella periferia di Melendugno. Che succede? I soldi che ci porta il turista in questo caso arrivano al ristoratore, il ristoratore trattiene la parte corrispondente al valore aggiunto che lui ha realizzato, con l'altra parte deve pagare il fornitore, che ancora una volta è un melendugnese, si dice così. Qual è stato l'effetto? L'effetto è che adesso tutta la ricchezza portata dal turista viene spesa qui in loco e innesca meccanismi moltiplicatori in loco, perché il ristoratore e l'agricoltore che hanno beneficiato della spesa turistica, a loro volta acquisteranno o investiranno ulteriormente, compra nuove sementi, compra macchine per l'agricoltura, compra nuova pentola, paga gli altri lavoranti o semplicemente spendono per i bisogni propri della propria famiglia, di nuovo in loco. Quindi per ogni 1.000 lire, scusatemi, questo è un segno dell'età, altro che giovane, professoressa, per ogni euro che il turista spende in loco se ne attivano 1,5, 2 localmente, cioè in economia si chiama proprio effetto moltiplicatore, che non si attiva se la fornitura, se la filiera, cioè se la filiera produttiva non è locale ma è, diciamo, transregionale, addirittura internazionale. Quindi un problema c'è ed è un problema serio.
e cioè il turismo produce effetti tanto più significativi quanto più solido è il tessuto produttivo della meta turistica. Ora, l'idea di trasformare il Mezzogiorno in un grande parco divertimenti che non abbia una base produttiva è chiaramente una falsificazione della rappresentazione di questo processo di crescita economica basato sul turismo. Una base produttiva serve, possiamo discutere di quale base produttiva, possiamo discutere di che tipo di filiere attivare e consolidare, possiamo discutere di quello che ci piacerebbe fare e realizzare in ogni campo, in ogni ambito produttivo, ma non possiamo dire noi vogliamo soltanto il terziario, noi vogliamo soltanto il turismo. È un errore che costa carissimo, perché ripeto, il territorio di destinazione si prende una mancetta a fronte di costi spaventosi che sosteniamo, ma adesso sono anche, alcuni sono anche facilmente contabilizzabili. Io non vivo questa esperienza, dicevo prima, professore Signore, non conosco bene come funziona d'estate qui quando c'è la forte pressione turistica, frequento di più l'altra costa, dove so che ci sono costi, spese spaventose, anche solo se si va a guardare lo smaltimento dei rifiuti. Il costo dello smaltimento dei rifiuti ha raggiunto livelli pazzeschi e comunque non riesce a raggiungere uno standard accettabile. La costa ionica è sporca, sono sporche le città ed è sporca proprio la costa, non si riesce a fare neanche la manutenzione ordinaria. E allora dico, e per una mancetta vale la pena sopportare tutto questo? Ripeto, spero di riuscire a dare alcune provocazioni, oltre che qualche esempio che possa, insomma, chiarire il mio pensiero. Il tessuto produttivo quindi è importante capire le strutture ricettive, quando si approvvigionano anche di prodotti durevoli, vengono coinvolte industrie tessili, vengono coinvolte l'industria metallurgica, produzione di stoviglie, viene coinvolto l'artigianato tipico se c'è, o comunque l'artigianato, vengono coinvolti servizi di tutti i tipi, ma abbiamo pochissimi tour operator o comunque agenzie che lavorano come il tour operator, per esempio quella è un'altra fetta importante, no? del costo. Cioè, c'è un sacco di gente, un sacco di imprese che lavorano e guadagnano e vivono grazie al turismo del Salento, ma sono per lo più imprese non locali. E quindi no, la nostra è veramente un'attività di servizio in senso strettissimo, nel senso che noi affittiamo il nostro territorio perché altri possono trattenere le quote maggiori di valore aggiunto. Proverò ad articolare meglio, se mi resta ancora qualche minuto, il mio ragionamento parlando di Melendugno. Ho scartabellato un po' tra i dati e ho visto che nell'ultimo decennio le strutture ricettive qui sono cresciute tantissimo, in termini di numero, probabilmente anche in termini di qualità, perché vedo anche un incremento importante più alto rispetto a Lecce, Gallipoli e Otranto, che avevo scelto come benchmark, come riferimento, diciamo. Ho visto che è aumentato molto. Vogliamo. Buonasera, sindaco. Ho visto che sono cresciute tanto anche in capacità, sono cresciute le strutture alberghiere, ma sono cresciuti anche rispetto ai primi anni del 2000 anche i campeggi e i villaggi turistici. La tipologia di turismo è tipicamente balneare, lo sappiamo per esperienza, ce lo raccontano anche i dati. Un turismo balneare è quello che ha una permanenza media del turista di circa una settimana, questo già nelle località turistiche, insomma, di questa generazione, perché nella precedente la permanenza media, se avessimo potuto registrarla, perché era tutta nelle seconde case, quindi non era registrabile, andava probabilmente intorno ai 20-30 giorni. Comunque il turismo sta cambiando, tuttavia a Melendugno non si va oltre una permanenza media di 5-7 giorni. E ci sono dei picchi, se posso accendere. Posso accendere giù?
Dicevo, c'è una permanenza media di turisti a Melendugno che si avvicina ai 7 giorni, che è il periodo, insomma, ormai classico, standard, della settimana di vacanza al mare, soprattutto da parte di chi viene da fuori regione, ma come vedremo c'è un comportamento molto diverso dei turisti italiani rispetto a quello dei turisti stranieri, ma c'è un comportamento diverso anche nelle località del Salento. Per cui vedrete che c'è una durata della permanenza molto differente. Molte grazie. C'è una durata, una permanenza media molto differente. Ho messo a confronto Melendugno e Lecce. Lecce, che negli ultimi 10 anni si è trasformata in una meta culturale, una città d'arte, di richiamo ormai nazionale e internazionale, vedete, la permanenza media è cortissima, è brevissima, scusate, perché è molto breve, perché tipicamente, se io potessi mostrarvi la permanenza media di tutte le città d'arte italiane, voi, a parte rarissimi casi, voi trovate una permanenza che non supera, una permanenza media che non supera i 3 giorni. Nelle località balneari il tipo di vacanza è totalmente diverso, è più veramente una vacanza di consumo, per il territorio di solito è devastante, è come se passassero le cavallette nei racconti biblici. E questo è l'andamento delle presenze per mese, cioè quante persone soggiornano a Melendugno in ogni mese dell'anno. È un dato che conoscete molto bene per esperienza. Nei mesi invernali praticamente qui non si vede nessuno, si raggiunge un picco che è spaventoso di 180.000 presenze, mi pare 160.000 presenze, questo è il 2012, sono dati appena, anzi credo non ancora ufficialmente rilasciati dalla regione Puglia. Vedete, il dato in blu è quello delle presenze straniere, e ne avete pochissime, ne abbiamo pochissime, visto che adesso sono amico di Melendugno. Questa è la differenza tra il 2010 e il 2012. Sta cambiando qualcosa, sta cambiando qualcosa a livello nazionale e regionale. Pensate che sono più di 20 anni che io sento parlare di destagionalizzazione, che significa di tentare di portare a livelli più bassi le presenze nella stagione estiva, spalmando la differenza, addirittura incrementandole negli altri mesi dell'anno. Poi faremo un ragionamento su questo. La stagionalità in Puglia in 20 anni è sempre aumentata, i primi cenni di destagionalizzazione si cominciano a vedere adesso, ed è questo cambiamento del picco, che non è nel 2012, non è che in tutto l'anno ci sono state meno presenze che nel 2010, però si sono spalmate leggermente meglio, cioè ad agosto qui si è avuto un picco meno elevato rispetto al 2010, cioè meno persone in agosto rispetto al 2010, ma più persone negli altri mesi. Per cui se voi fate la somma, alla fine vedete che nel 2012 avete avuto comunque la crescita rispetto al 2010, però c'è stato una leggera ridistribuzione nei vari mesi dell'anno. Il confronto fra Lecce e Melendugno ci dice però che la strada da percorrere è tanta, ma questo non significa che Melendugno deve diventare una meta culturale, significa che Melendugno può puntare ad avere una curva di presenze molto più morbida, un po' più somigliante a quella di Lecce. Ma perché? Perché questo porta una serie di vantaggi. Quando le presenze, e questo anche me lo insegnate voi sicuramente, il dato esperienziale è superiore ai miei tentativi di teorizzazione, ma la pressione sull'offerta, cioè la capacità del luogo di offrire servizi di buon livello, si riduce drasticamente quando la folla non sai più dove mettertela. Quando una struttura produttiva è utilizzata al 40%, la struttura produttiva rischia di perderci, quindi non va bene. Quando una struttura produttiva però è utilizzata al 90%, 98%, al 100%, la struttura produttiva è stressata. Ricordate che, vi ho detto, il turismo è soprattutto un servizio alla persona. Molti dei turisti che arrivano qui, soprattutto quelli che noi ambiremmo destagionalizzare, sono turisti che cercano il rapporto con la nostra cultura, con il nostro modo di essere, quindi un rapporto personale. Tutte cose che sono impossibili da vivere tra il 10 e il 25 agosto, ora non lo so, ho sparato lì, ma credo che sia il periodo clou anche qui.
Cioè, che cosa succede? L'offerta non è in grado di fornire al meglio a tutti i turisti i servizi che sarebbe in grado di offrire. Una destagionalizzazione in prima battuta consentirebbe un miglioramento della qualità dell'offerta. Ma ci sono motivi molto più seri, a mio avviso, che devono farci riflettere sulla necessità di spalmare le presenze in maniera differente. E sono legate appunto al tipo di occupazione e di occupazione diretta e indiretta e il tipo di effetti che la domanda turistica produce sulle filiere produttive che vengono attivate. Allora, che cosa accade? Quando io so che la domanda turistica è concentrata tutta in un mese, come nel caso di Melendugno, sono 2 mesi, ma è agosto il pezzo forte, quando io so che la domanda turistica è concentrata tutta in un mese, io mi organizzo per offrire il mio servizio in tutta la stagione, 3-4 mesi, però mi potenzio ovviamente con un numero, se penso a un ristorante, prenderò più camerieri per il mese di agosto, se penso a un albergo, prenderò più persone nel mese di agosto. Se penso a uno stabilimento balneare, prenderò più persone per il mese di agosto. Ma queste persone chi sono? Sono delle persone, siamo noi, che andiamo a lavorare in queste strutture, che lavorano un mese all'anno. E allora io non sono un professionista, cameriere che lavora nell'albergo, cameriere che lavora nella pizzeria, bagnino o impiegato del bar, dello stabilimento balneare. Sono una persona che per un mese all'anno fa quel lavoro. Questo significa che il tipo di occupazione che il turismo a Melendugno suscita è un'occupazione despecializzata, perché se quella persona quel mese può fare quel lavoro ma il resto dell'anno ne fa un altro, probabilmente è un cameriere, che non suoni d'offesa, ma è un cameriere meno cameriere di quanto lo è una persona che a Rimini fa quel lavoro 10 mesi all'anno, non so se mi spiego. Cioè c'è un tipo di confidenza col lavoro, di specializzazione, di apprendimento, di rapporto con la professione e con la formazione, perché poi è strettamente connessa, che è diverso. Lo stesso, il gestore stesso dell'attività non investirà mai oltre una certa soglia per un'attività che funziona un solo mese all'anno. I fornitori di questa attività non sono di fornitori che possono contare su una domanda aggiuntiva a quella turistica stabile almeno 6-7 mesi l'anno. I fornitori possono contare su una domanda aggiuntiva, quella turistica, cioè le persone che vengono a consumare qui le nostre verdure, i nostri semilavorati, le nostre lenzuola, eccetera, eccetera, posso contare su una domanda aggiuntiva per un solo mese. Neanch'io investo. Cercherò di arrangiarmi per far fronte a quell'eccesso di domanda in quel mese. Perché? Perché quest'anno c'è, l'anno 21 non lo so, e per un mese solo che faccio? Assumo altre persone? No, semmai assumo altri avventizi, altre persone che saranno anche loro dei precari, delle persone despecializzate, e così a catena per tutta la filiera di tutte le attività produttive e dei servizi che concorrono poi al confezionamento del prodotto turistico finale. La stagionalizzazione quindi produce despecializzazione, spesso produce bassa professionalità, bassi investimenti, e se si investe poco naturalmente il ritorno sull'investimento è basso. Se si investe poco, le filiere che si attivano saranno sempre parziali, non tutte locali. E come faccio io, quando non c'è più il fornitore locale che mi può dare quello di cui ho bisogno per il mio ristorante, che fa tutta roba di prima qualità, prodotto scelto? Vado dal fornitore non locale. La filiera che attivo, quindi arrivano i turisti, consumano il mio territorio, ma io attivo filiere non locali e sono costretto ad andare in altri comuni, in altre province, in altre regioni, se non in altri paesi, perché? Perché localmente non siamo in grado di soddisfare la domanda, con una serie di implicazioni poi sulla tipicità. Tanti anni fa col professore Viterbo, abbiamo ricordato prima, il professore Viterbo facendo una ricerca sui principali poli attrattori turistici del Salento, e decidemmo di intervistare tutti quelli che facciamo da front office rispetto ai turisti, cioè tutti i gestori di attività di ristorazione, così. Beh, abbiamo scoperto che c'era un sacco di gente che era convinta di somministrare carni locali, perché noi non produciamo carne, bene che vada, se arriva carne arriva dalle Murge, ma spesso arriva da molto molto più lontano. Il fatto di avere però il rivenditore locale, magari nello stesso paese o addirittura nella bottega dietro l'angolo, ci dà l'illusione che quando ci dice carne paesana, sì, è paesana, ma di quale paese? E quindi c'era un sacco di gente che era convinta che
ma di stranezze ne abbiamo trovate tantissime, così come abbiamo trovato che alcuni turisti hanno indotto noi a fornire dei prodotti che loro si aspettavano di trovare qui, ma che in realtà prima magari non producevamo, cioè particolari liquori con particolare essenza, vabbè, ma adesso il discorso mi porterebbe troppo lontano e sento il tempo che mi sfugge dalle mani. Il problema quindi della stagionalità è strettamente legato al problema del interpretare il turismo come un elemento importante dei fattori di crescita economica, pensando alla crescita economica però nel modo in cui, nella collocazione che le do nella mia idea di sviluppo, e quindi non è il tutto la crescita economica, però è una parte importante della nostra vita. Concentrazione del tempo e dello spazio che quindi ha effetti sul territorio e sull'offerta. Dal punto di vista ambientale, so che avete affrontato la questione anche in altri seminari, credo che abbiate un'idea piuttosto chiara per gli effetti prodotti da una concentrazione antropica in pochi giorni dell'anno così forte in una porzione di territorio così piccola. Questo vale naturalmente per tutte le marine, le nostre marine. Gli effetti sulla qualità un cenno ve l'ho fatto, l'offerta non è in grado di soddisfare la domanda con gli stessi standard qualitativi quando la domanda è così concentrata, quando i ristoranti sono pieni, quando i ristoranti sono strapieni, quando le strutture ricettive non sono più capaci di garantire quell'assistenza che è anche personale al turista. Gli effetti sulle filiere, credo di averli toccati anche questi. Gli effetti sull'occupazione sono blandi. Vi ho detto, alimenta essenzialmente forme di precariato. A questo proposito spesso si dice sì, per avere degli effetti importanti, siccome qui abbiamo tutte strutture troppo piccole e tutto così frammentato, la soluzione del problema sta nell'accogliere grandi strutture. Fermo restando che se una comunità vuole una grande struttura, nessuno ha il diritto di dirgli di no, però anche sulle grandi strutture ci sono delle forti perplessità. La grande struttura ricettiva di solito tende a trasformarsi, e questo accade con alcuni dei villaggi turistici anche presenti in Puglia, tende a trasformarsi in un enclave, cioè si approvvigiona a relazioni e si approvvigiona soprattutto con i paesi, le regioni di origine della multinazionale che ha dato vita a quella struttura ricettiva. Quello che sta accadendo però a volte tende a simulare il comportamento delle grandi strutture ricettive. O vivo l'esperienza della Baia Verde a Gallipoli, che forse molti di voi conoscono. La Baia Verde, i proprietari, sapete che il caos, avrete letto sui giornali, d'estate ormai è impraticabile, è cambiato posto, non c'è più niente di verde e non si vede neanche la baia, quindi non c'è proprio più niente. Il fatto interessante è che i vecchi proprietari, naturalmente trovando un ambiente molto diverso oggi da quello che aveva motivato la scelta di acquistare una casa da Baia Verde, stanno tutti quanti vendendo. Perché? È possibile affittare se non a comitive di giovani tra i 20 e i 35 anni che arrivano in 12 in case che possono ospitare 4 persone. Quindi se tu sei disposto a farti demolire la casa, la dai in affitto. Allora, molte persone non accettano questa idea. Vendono, sono costrette a vendere non ai prezzi che quel posto, se fosse tenuto bene, meriterebbe, vendono probabilmente anche a valore leggermente inferiore. Il risultato qual è? Che c'è una concentrazione della proprietà, cioè le persone che speculano sugli affitti, che danno le case in affitto e che creano queste sorte di alberghi diffusi, stanno diventando, e sono pochissimi, stanno diventando pan mano proprietari di gran parte delle case della Baia Verde. Che cosa accade? Che dal punto di vista ambientale è un disastro. Dal punto di vista economico le filiere attivate sono quelle della birra, del Martini Dry, non so come si chiama, e di qualche altro superalcolico che è la cosa più consumata in assoluto sulle spiagge di Gallipoli, e diventano ricchi in 10. Diventano ricchi in 10. Cioè c'è un impatto. In termini di occupazione che è assolutamente modesto, peraltro precaria, come vi ho detto, despecializzata, non professionalizzata, e diventano ricchi in 10. Se noi invece riusciamo a ragionare in termini di occupazione qualificata, quindi stagionalizzazione delle presenze, destagionalizzazione delle presenze, il passaggio imprescindibile, e riusciamo a ragionare sull'attivazione di filiere locali, quindi una capacità produttiva che non è direttamente turistica, ma che è di servizio al turismo,
Se noi riusciamo a lavorare sulle filiere, non solo la ricchezza prodotta dalla domanda turistica e dai turisti che arrivano qui è maggiore, perché rimane in loco, ma ha anche degli effetti distributivi e ridistributivi molto più importanti. Cioè, al momento, a Melendugno, chi è che trae essenzialmente beneficio dalla presenza dei turisti? Soltanto chi ha un'attività di front office, cioè chi riesce a vendere direttamente qualcosa che ha comprato da qualche altra parte, chi riesce ad affittare la propria casa, lo stabilimento balneare, l'albergo. Ma dietro, quale mondo produttivo viene attivato dal turismo a Melendugno? Io questo non lo so, probabilmente lo sapete voi meglio di me. I margini non sono troppo ampi, nel senso che io vedo che l'attività produttiva, un'attività produttiva di rilievo rispetto alla media regionale, l'agricoltura, che occupa il 14% degli attivi, questi sono dati invece Tagliacarne, Banca Impresa, ci sono quasi il 15% di occupati in agricoltura che però generano il 7,2% del valore aggiunto. 14% che genera il 7%, cioè il valore aggiunto prodotto dall'agricoltura lo quota è molto molto basso. È significativo invece quello prodotto dall'industria, per quanto modesta, e quello delle altre attività, che sono le attività in buona parte, come sappiamo, attività di servizio legate al turismo. Ma questa informazione per me è importante. Questa informazione mi racconta, questi dati mi raccontano che c'è un potenziale agricolo qui e che questo potenziale agricolo, se collegato, se ricostruito in una filiera, può essere, come dire, stimolato da quell'importante domanda aggiuntiva che è rappresentata dal turismo. Ma se non si crea, se non si lavora per creare questo passaggio, per creare questo collegamento, continueranno a stare bene le persone che sono direttamente implicate nel settore, potrebbero stare molto meglio se si intervenisse in questa direzione, e la ricchezza generata dal turismo si distribuisce tra pochi, rimane piccola, potrebbe essere molto più grande, mentre il costo in termini di, come dire, manutenzione del territorio, manutenzione dei servizi, manutenzione delle strutture, che poi è a carico di tutti, quel costo invece resta molto elevato. Io spero che siano, non lo so se ho detto delle cose che possono essere utili, io spero che sia.